Scusatemi ragazzi, ma prima di andare al video volevo informarvi che avete solo 4 giorni di tempo per andare a comprare le mie magliette ufficiali su sbreezershop.com. Lo so, vi sto facendo una testa tanta, però sapete, è un momento più unico che raro questo, e ci terrei che non vi perdeste, insomma, questo appunto momento incredibile che ha il mio canale, ovvero finalmente il primo merchandise ufficiale. Anche se non c'è magari la vostra taglia, provate a prenderli lo stesso, perché al massimo ci crescete dentro e poi sarebbe bello comunque collezionarle. Sbreezershop.com, l'unico sito. Oh, allora come stanno andando quei lavori? Salve dottore, salve. Salve, oh. Molto bene come al solito, dai. Molto bene, molto bene. Belle magliette che avete addosso. Sì, 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 molto belle, molto belle. Le migliori magliette che abbiamo mai avuto negli ultimi mesi. Sì, vero, esatto. Immagino. Sbreezershop.com, immagino, dico bene, dottore infermiera. Sbreezershop.com, va bene. Ok. Oh, oh, guardate ragazzi, ma non funziona l'ascensore, mi scusi. Ah, vedi, ci sta un modo per entrare. Ci sarà un modo, perché da oggi che non vuole andare quel coso. Ok, va bene, ragazzi. Guardate, vedete che c'è un pulsante like. Lasciate like per aprire questa porta, forza. Così che potete aprirmi questa porta dell'ascensore. Molto bene, grazie mille, ragazzi. Grazie mille. Ok, bene, andiamo. Allora, io in teoria dovevo fare praticamente un lavoro qua sopra che mi hanno detto. Oh, buongiorno. Salve. Lei sarebbe? Come si chiama? Io sono Mr. Andrade, tu invece sei il dottore, quello che mi serve. Sì, aspetta, in che senso che ti servo? Nel senso posso curarti, non lo so, sei ammalato? No, io sto bene, mi serve per un lavoro, mi serve un dottore. Un lavoro per un dottore? Ok, guardi, io in realtà non posso fare dei lavori privatamente, dovrebbe un attimo contattare l'agenzia. Davvero? Dottorata. Neanche sì. Farlo diventare milionario. Oh, ok, milionario. Magari possiamo chiarire, possiamo un attimo capire. Mi dica di cosa si tratta allora. Ok, roba su delle Barbie, creazione di Barbie. Creazione, hai presente? Di Barbie? No, onestamente, mi pare che è un nuovo giocattolo che sta uscendo ultimamente, ma non mi ricordo onestamente. Beh, volevo fare un esperimento molto carino. Se vuoi, ci vediamo stasera in magazzino. Oh, va bene, ok. Ci vediamo stasera in magazzino. Arrivederci. Bene, arrivederci. Beh, non so minimamente quale magazzino intenda lui. Ma dato che non sto più nella pelle, ragazzi, che ne dite di darmi una mano, eh? Allora, io, dato che sono Dr. Sbreezer, posso avere a che fare con della tecnologia che i comuni mortali non hanno. Ovvero questa qua, YouTuber. Appunto, voi dovete iscrivervi. Molti di voi non sono iscritti. Se vi iscrivete, io posso teletrasportarmi facilmente. Forza. Ok, bene. Bene, così mi fate andare direttamente in quel posto dove mi ha detto quel tizio. Oh, mamma mia, vedete, ha funzionato. E anche notte, mamma mia, il potere delle iscrizioni. Guardate cosa fa, è incredibile. Comunque, scrivetemi qua sotto nei commenti, dato che quello ha parlato di giocattolo. Qual è il tuo giocattolo preferito? A me piacciono un sacco le Hot Wheels. Ma magari ci stanno molte persone di voi che hanno altri giocattoli. Scrivetemelo qua sotto nei commenti. Comunque, dovrebbe essere questo il posto. C'è nessuno? Oh, oh, salve, oh, signore. Oh, sei arrivato finalmente. Dai, sì. Vieni, entra, ti spiego cosa dobbiamo fare. Ok, vabbè. Aspetta un attimo, ma questo che cavolo è? Ma sono i miei fumetti. Qua è dove praticamente smistano i miei fumetti e le fanno arrivare alle case degli altri. Oh, mio Dio. È una fumetteria, ci credo. Oh, guardate, effettivamente c'è il mio fumetto qua dentro. Mi raccomando, su Amazon, vedete, stanno per arrivare a casa vostra, ragazzi. Quindi compratele su Amazon. Detto questo, sì. Ok, fammi vedere, okay. Ah, ecco, qua ci stanno altri giocattoli. Che posto è questo, mi scusi? Aspetta, dove cavolo l'ho messo un attimo? Oh, ah, eccolo, ok. Ok, questa qui è la famosissima Barbie, la vedi? Ok, sì, la vedo, ma non è viva, immagino. Cioè, è una bambolotta normalissima. Beh, giusto? Sì, è per questo che è noiosa. Quindi la missione di oggi sarà prendere una ragazza e trasformarla in una vera Barbie con una coscienza, con della vita. Ma è una cosa brutta, orribile, perché andremo a rovinare la vita di questa povera ragazza, signor Entler. Sì, però lei potrebbe diventare milionaria, anche lei. Ho capito. Ah, anche Barbie lei. Con una coscienza, sì, quindi gli faremo anche del bene. Ah, quindi va bene, sì, effettivamente gli potremmo fare un bel favore. Sì. Ok, va quindi bene. Devi andare a cercare una ragazza e prima di tutto prendi anche un po' di queste. Aspetti, mi sta dando a me il compito di andare a cercare una Barbie? È sicuro di tutto questo? Sì, trova una ragazza carina e portala qui. Ok, va bene, vado. Buon lavoro. Ok,
Oh mio Dio, ragazzi, non so minimamente dove trovare una Barbie, onestamente. Io ero un dottore in scienza politica. Adesso sono costretto a cercare una ragazza e doverla rapire. Certo che non è proprio un lavoro perfetto apposta per un dottore come me, ma magari cerchiamola e possiamo trasformarla in una Barbie, qualcuna qua. Allora voglio vedere anche quest'altro film, e poi ne possiamo vedere altri due, e stasera guardiamo soltanto film. Ok. Ok, ragazzi, guardate, quella ragazza sembra veramente proprio quella che serve a me. Ok, sbrighiamoci. Magari, ecco, è andata al cinema. Oh, eccola là. Cosa sta facendo? Un paio di popcorni. Oh, ok, sta prendendo il popcorn. Bene. Dobbiamo stare dietro. Dove va? Ecco allora, che va. Ah, dovrebbe essere la sala 4, dai, andiamo. Sbrighiamoci. Ah, stanno facendo praticamente un'uscita romantica. E adesso io li spio, così che posso fregarmi la ragazza e possiamo trasformarla in una Barbie che farà milioni e milioni. E le farò anche un favore, appunto, come mi ha detto quel tizio, se mi ha detto bene. Ok, andiamo a scoprire, vediamo. Ok, eccomi qua, sala 4. Comfort standard screen. Beh, non so cosa andranno a guardare, ma non mi importa. Ah, dove posso, però come posso fregarla? Aspettate un attimo. Ma certo, le donne vanno sempre in bagno. Posso mettermi in bagno e aspettare che vada in bagno, perché sicuramente ci andrà in bagno. Ok, perfetto. Ok, mi vado a nascondere in bagno. Oh, Gesù santissimo! E tu che ci fai qua? T'ho pazzo! Oh mio Dio. Ho capito, non mi importa, devi andartene via. No, devi andartene via. Mi serve questo volto. Mannaggia, vedi che ti tiro la coda, porca miseria. Ti faccio diventare un coniglio. Vai via. Oh, perfetto, finalmente. Ok, devo nascondermi qua dentro. Ok, aspetto che arrivi la Barbie. Perfetto, dobbiamo stare attenti, ragazzi. Potrebbe arrivare da un momento all'altro. Oh mio Dio. Oh, ecco, arrivando. Oh mio Dio. Lo sapevo che andava in bagno, ero certo. Ok, bene. Adesso devo utilizzare queste bombe fumogene per farla cadere. Funziona, sì! Ah, tranquilla, cara. 1, 2 e 3. Eccoci qua. Andiamo! Woohoo! Diventerò ricco sfondato. Avrò una casa da sogno, una moglie da sogno e 3 macchine. Una Lamborghini, una McLaren e una Tesla, ovviamente. Perché le persone ricche comprano sempre quelle macchine. Aspetta un attimo, però il tizio non mi ha detto come andarmene via. Oh mio Dio, non posso farmi vedere mica con una ragazza che sta sopra la mia capoccia. Devo trovare un modo. C'è qualcuno? Oh mio Dio. Aspetta, lì sopra. Cosa? Ma c'è un buco qua sopra. Sei arrivato finalmente. Sì, Handler, aiutami, dammi una mano. Fammi vedere. Oh, Gesù santo, ma sei un pazzo. Mi hai buttato questo coso addosso. Oh. Dai, muoviti. Ci sto provando. Non vola. Oddio, arrivo. Vai al magazzino, corri. Al magazzino, dov'è il magazzino? Aspetta, questa parte. Ah, sì, da questa parte. Ok, va bene. Oh mio Dio, ho paura di tranciarla con l'elica. Non andare a scuola. No, tranquilla, non ci andrei più a scuola perché diventerai ricca. Ok, bene. Eccoci qua, siamo arrivati. Oh. Dai, muoviti, corri, mettiamola nel letto. Sì, ok, vabbè. Ok, ci sono. Dove devo metterla? Qua? Sì, sul letto. Ok, 1, 2, 3. Ecco qua, eccola qua, perfetto. Devo prendere alcune cose. Ok, tipo questa roba. Ok. Un po' storta. Oh, ok. Ma io che servo allora? Scusa, io non so. Perché sei andato a cercare un dottore per rapire una ragazza? Non potevi, non lo so, tipo, stare dietro a un ladro? No, se qualcosa va storto serve il tuo aiuto. Ah, quindi sono per le emergenze, non per tipo studiarla, esatto. E fare robe. Già il meccanismo pronto, tu. Ah, esatto. Ok, ora dovrebbe fiarsi e trasformarsi. Ok. Che succede? Oddio. Oddio. Eccola. Ha la testa più grande. Sì, Barbie è così. Ciao, benvenuta. Tu sei fatta la prima di plastica. Coscienza. Cosa? Sì. Cioè, perché sono fatta di plastica? Cosa avete fatto? Non hai più bisogno di mangiare e bere, almeno. Sì, ma se cosa significa? Diventerai. Io non ho capito, non posso mica.
No, diventerai milionaria e diventerai esatto. la Barbie con una, la prima coscienza al mondo. Non sei felice? Esatto. La tua vita sarà migliore da qua in poi. Sì. Siete pazzi, pazzi, vi dico pazzi. Che no, no, ferma. Sta scappando. Oh mio Dio. No, ho preso la moto. Ci seguiamola. Sì, prendiamo la macchina. Vieni. Vai, guida. Oh, dove scappi? Vieni per qua. Mani. Abbiamo no. del lavoro da fare. Oh, mamma mia, dobbiamo inseguirla, inseguiamola. Oh, cavolo. Come cavolo sta andando? Dove va? Idea. No! Oh mio Dio! No, sta girando a destra. Oh no. Oh, oh cavolo, no, sta andando verso lì. La polizia, verso la polizia. Esatto. Dobbiamo nasconderci allora. Sì. Oddio, troviamo un punto dove nasconderci. Sopra il tetto, non polizia, ci vedranno. Polizia, presto. Oh cavolo, polizia. Muoviamoci. Oh mamma mia. Cavolo, andate a chiamare la polizia, non ci voglio credere. Ma aspetta, ma non sembra felice Handler, oh mio Dio, sembra veramente triste, anzi. È un po' scossa perché non si aspettava una cosa del genere, però ci ritroverà guadagno appena si riprenderà. Oh mio Dio, aspetta, c'è la poliziotta che ci sta dov'è? Cercando, non lo so. Tu la vedi, la poliziotta? Magari sta ancora parlando con la tipa. Stay here, sto andando a cercare queste persone. Oh cavolo, Oh no, sta arrivando la poliziotta quella con l'accento inglese. Marigoldi? Oh, oddio, qua. So che siete qui da qualche parte. Cavolo. Oh, è qua sotto. Guarda, Handler. È qua sotto. Cosa Barbie. Davvero? Signorina, non vedo niente. Rimaniamo solo. Rimaniamo. Fumogene. Vai, usa. Sì. Ok. Prendiamola. L'ho presa. Andiamocene subito. Andiamo verso la macchina. Sì, da dove scappiamo, però? Non credo dall'entrata per forza. Sì, giusto. Vabbè, tanto. Signorina? No, ti prego, dimmi che non ci scopri, Vai, corri. Ok. Sì, sta da dietro, sta dall'altra parte della polizia. Va bene. Corri, vai in macchina. Eccoci. Andiamo, entra. Vai. Oh, sì! Finalmente. Torniamo in magazzino, rimettiamola nel letto. Sì, infatti ci sta mettendo tutte e due nei casini, Handler. Sì, cavolo. Aspetta, ma che dobbiamo fare a parte tenerla al sicuro? Cosa hai intenzione di fare adesso? Beh, non l'hai vista quella scatola? Sì, è grande quella quanto lei. Dovrebbe entrarci benissimo, in teoria. Andiamo, sì, spieghiamoci. Non useremo quella perché lì è solo da esposizione. Dovremmo fare una cosa ancora più importante. Sì, zitta. Che significa? Che cosa intendi? No, dobbiamo metterla qua dentro, immagino. Dico bene. No, piano dobbiamo farla diventare piccola come questa. Perché dobbiamo trasformarla? Dobbiamo rimpicciolirla? Tu non mi hai detto questa cosa? Sì, la se no che Barbie sarebbe? Una Barbie piccola con la coscienza. Una Barbie, una mini Barbie che parla. No, io non posso accettarlo. Tu mi hai detto di migliorarle la vita. Tu mi hai detto di migliorarle la vita. Che le dovevamo migliorare la vita, Handler. E tu invece vuoi trasformarla in minuscola. E così la Barbie non diventerà. No, non ti darò mai questa ragazza. Le rovinerei la vita trasformandola in minuscola. Dammi quella bambola. No, mai. Mai. Oh mio Dio, mi sta inseguendo. Oh cavolo, devo trovare un modo per sbarazzarmi di questo psicopatico che vuole creare un impero con delle ragazze. Oh cavolo. Oh no. Mi subito quella bambola. Tranquilla, resisti cara. Io, dottor Sreezer, ti salverò da questa brutta, da questo brutto fato. Ok? Bene. Dove cavolo è andato? Oh cavolo. Oh no. Oh no. Oh, ok, mi sa che l'ho seminato. No! No! Dove sei? Eccoli. Oh no. Maledizione. Aspetta che mi prendo. Ok. Vieni qua subito. Che cavolo? Hai rotto anche il vetro qui del negozio, maledetto. Prova a venire. Vieni qua, muoviti. Oh cavolo. Perfetto. L'ho fatto cadere, si sarà sicuramente rotto qualcosa perché da quell'altezza muori praticamente. Ok, molto bene. Ok. Ancora non è sveglia lei. Oh mio Dio, come devo scapparmi da qualche parte, come faccio? Ok, posso prendere quella macchina e andarmene via. Oh, posso prendere ancora meglio l'elicottero. Ehi, cara. Life in plastic is fantastic. Oh mio Dio, ok. Andiamo in ospedale che ti curo. Immagino che starei male dopo tutte queste fumogene che ti dagliamo addosso, mamma mia. Ok, andiamo, tranquilla, ti sveglia? No, sta dormendo ancora. Portiamo in ospedale, ragazzi, e facciamo il necessario.
Ok, bene. Eccoci qua. Ok, bene. Ah, cobra! 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 No, 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 no. Tranquilla, tranquilla, tranquilla. Adesso ti opero io, ti opero io. Metti qua sdraiata. Ecco, uno, due, tre. Ecco. Ok, bene. Perfetto. Ok, perfetto. Ok, stai bene. Ma che succede? Ma dove siamo? Oh no, 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 è stanca, troppo stanca, troppo stanca. Non riesco a muovermi. Ah, cielo. Ha funzionato? Cos'era? Cos'era? Aiuto. Tranquilla, tranquilla. Stai bene adesso. Io sono il dottor Sbreezer e ti ho salvato dal brutto fato, Barbie. No. No, effettivamente mi sento meglio. Aspetta. Opla. Ah. Ok. Ah, sì, sì, adesso posso muovermi. Oh, sì, meno male. Senti. Ma sono ancora fatta di plastica, ma non dovevi curarmi? Purtroppo il fatto è che è una tecnologia che non conosco io, che quel tizio ha utilizzato su di te, e purtroppo dovrei fare i conti solo con la realtà, Barbie. Rimarrei così per sempre. Come per sempre? Ma io ho una vita, non posso restare una Barbie per sempre. Trasformi la vita in una Barbie. Barbie. Sicuramente avrei qualcosa, qualche potere, non lo so, immagino. Beh, forse sì, forse ho qualche potere. Potere di Barbie! Cosa? Oh, mio Dio! Oh, immagino che ho i poteri da Barbie. Ma hai trasformato... Devo dire, tutto rosa è molto meglio. Ma hai trasformato tutto l'ospedale in rosa! Esatto, ho una mucchina. Aspetta, oh mio Dio. Com'è possibile questa cosa? Non ha alcun senso. Aspetta. No, non dirmi che anche casa mia adesso è rosa. Oh mio Dio. Ok, no, ti ho salvato solamente l'ospedale in rosa, fortunatamente. Oh mio Dio, ok, meno male, meno male. Chissà che succede se uso i miei poteri sulle persone. Vieni qui. No, 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 no. No, no. Potere di Barbie. No. Molto meglio. Oh. Hey, Barbie. Hey, Ken. Andiamo. Andiamo a fare un giro, forza. Oh, vieni di sopra, vieni di sopra, di sopra, di sopra. Oh. Ed è così che sono diventata Barbie. Cosa? Davvero così? Dai, questa era stata la storia, sì. Oh mio Dio. Aspetta, perché però Ken aveva la mia voce in tutta questa storia? Beh, io cambio voce ogni volta. Ok, beh, questa è molto strana come vabbè, cosa. Però io ho una domanda ancora più importante. Perché casa mia è tutta rosa? Infatti, perché dovete trasformare tutte le case in rosa? Perché questo le rende molto più Barbie. È tutto più bello quando è più Barbie. Sinceramente è meglio il rosso. Avete assaggiato per caso il gelato al Barbie? No, non voglio assaggiare il gelato al Barbie. Buono. Stai lontana. Gelato al Barbie? No. Sai cosa? Grazie. Perché non proviamo a vedere chi costruisce meglio con il proprio blocco, eh? Bene, allora. Sì, d'accordo. Ci ok, rosa contro allora il rosso. Che strano, Sbri, che vuoi costruire con il rosso. Però va bene. Lo so, beh, per darti una mano, perché dobbiamo battere quei idioti, così che le nostre case possono ritornare normali. Pronta, Zoe? Sì. Vai, sbrighiamoci. Cosa facciamo? Un cuore, visto che comunque è rosso. Io direi di costruire una casa rossa, Zoe. Così che possiamo fargli capire che le case rosse sono molto più belle molto delle più case belle, normali. Vai, ci sto. Esatto, brava. Continua a fare così. Che adesso tanto dov'è io. Che, dove sarebbe l'entrata questa qua? Beh, io intanto sto costruendo le fondamenta. Così che appunto possiamo fare tutto il resto dopo. L'entrata vorrei farla dalla parte della bedrock. Quindi deve essere da questa parte, Zoe. Proprio qua. Ok, va bene. Ok. Ecco. Mamma qua. Mia, ma è enorme. Perfetto, perfetto, ci sta. Sì, perfetto, così. Allora, prendiamo questi vetri. Prendiamo i vetri, appunto. Sempre rossi, mi raccomando, eh. Ovvio, ma che domande fai? Ok, replace. Mi pare che era 160 e 14. No, ho sbagliato. Mamma mia, ho sbagliato. Però era giusto, era giusto. Quindi è 0. Ah, fatto. Ok, così, così e così. Poi così, così e così, così, così e così. Bene, perfetto, in questo modo. Ok. Ecco qua. E poi qua facciamo la parte così, magari un po' diversa rispetto al normale. Poi qua sempre vetro, perché mi piace che sia piena zeppa di vetri. Sì, ecco come qua. Le case moderne. E fatti così.
qua, qua, qua. Ok. E poi da questa parte a questa parte gli mettiamo la concrete 159, 14. Oh, ok, perfetto. Ok, così. Allora io faccio in questo modo. Ok, va bene. Ecco qua, perfetto. Guardate come le sta venendo bene. E poi prendiamo un bel tavolozzo rosso da mettere da questa parte qua. Ecco qua, perfetto. Prendiamo anche le sedioline. Queste qua così. Ci stanno. Uno, due e tre. Ecco qua, il sotto l'abbiamo completato. Adesso andiamo al sopra. Semplicemente mettiamo dei letti. Quindi faccio così. Uno, due, bedside. E gli mettiamo dei letti che ci stanno sempre con il rosso, perché tutto deve essere decorato in modo tale che sia rosso. Ok, rosso e rosso. Bene. Poi prendiamo anche una zona per mettergli i vestiti. Così, in questo modo. Ecco, fatto. E Zoe ha completato. E così abbiamo finito la nostra casa rossa. Tra poco ci toglie il muro. Pronti? 3, 2, 1. Ma che cosa? Ma? Barbie per you can forever. Cosa significa tutto questo? Scusatemi, ma... Ma noi abbiamo fatto una casa e voi vi siete limitati a costruire delle cose rosa e basta. Ma l'amore batte qualunque costruzione. Esatto. Sinceramente io non ci vedo nessuno. L'amore vince su tutto. Mi raccomando, se ti è piaciuto questo video, iscriviti al canale e guarda questi altri video che sono appena comparsi per altre nostre avventure. E ci si becca. Ciao ciao. Compra le ciao.